Sì, però se magari accendo la sedia. Dov'è il telecomando adesso? Vabbè, a mali estremi. Ho comprato questa sedia anche per questo, perché c'è il comando scorreggia. So di essere imbarazzante. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy. Devo dire che questa sedia mi piace un sacco anche per questo. È un comando comodissimo. Bene, ma cagate a parte, oggi ragazzi, finalmente siamo tornati su un gioco che potrebbe giocarlo anche un bambino di 2 anni, per quanto è facile. Porca puttana. Stefano! Ya! Ma non solo, non andrò a giocare i livelli classici di Geometry Dash. Ma i vostri! Quelli che gentilmente avete creato per me. Che saranno facili, vero? Non saranno facili. Bene, per cui direi di non perdere altro tempo e lanciarci di testa in questo gioco del ca... Questo gioco bellissimo, volevo dire. Perfetto, ragazzi! Ed eccoci qua, ma che bellezza! Che cavolo era quello lì? Non vedevo l'ora, ragazzi, di tornare su questo gioco. Io spaccherò qualcosa oggi, proprio me lo sento dentro. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a cercare i miei livelli. Immagino vi siate sbizzarriti a farmi sclerare come uno scimpanzé arrabbiatissimo. Bene, ce ne sono un pochino. Già feci un video giocando ai vostri livelli, diciamo che non è andata benissimo. Forse sono riuscito a farne soltanto uno. È tristissimo, lo so. Per cui diciamo che oggi scegliamo qualcosa di semplice. Ecco, tipo qua c'è scritto hard. Eviterei, perché non ho voglia di impazzire come uno sciacallo. Ecco, qua addirittura la faccina mi sta dicendo se apri il livello, t'ammazzo. Per cui evitiamo, ragazzi. Questi lasciamoli da parte. Uno faccio. Ecco, questa faccia, ad esempio, non lo sa neanche lei che cosa deve fare. Per cui direi di iniziare questo primo livello fatto da Ciao098. È facile, vero? Bene, ecco, ciao Fancy, parte già benissimo. Stiamo calmi, vedo già troppe. Era da un po' che non giocavo, dammi il tempo di capire in che spazio mi trovo. Penso che questo possa essere fattibile. Va bene. Questo mi fa un po' cagare. Allora, per favore, abbiamo appena incominciato, dammi un po' di tregua. Esatto, così. Va bene, io vado qua nel dubbio, faccio schifo perché continuo ad andare nei posti dove non dovrei andare. Cioè, proprio mettono un cartello dove dico smettila! Beh, ci vado lo stesso perché mi piace farmi del male, sono masochista! Allora, dai, smettila! Abbiamo appena cominciato, dammi un po' di tregua! Allora, in questo punto bisogna fare così, non proprio in questo modo, però. Dai, che quella faccina mi ha fatto intendere che non è un livello troppo difficile, non prendermi in giro! Che cosa ti ho fatto, ciao 098? Non capisco perché ce l'hai con me! Ok! Ce l'ho fatta! Ora non cliccare. Non faccio niente, eh. Non mi prendere in giro. Mi avevi detto ora non cliccare. Ridimmi, ora inizia a cliccare. Devi capire che il mio cervello funziona così. Mi dici una cosa e inizio a farla. Non me la dici, non la faccio più. No, ce la faccio. Allora proverei ad adottare una nuova tecnica utilizzando il joypad. Vediamo se cambia qualcosa. Ho i dubbi. Va bene, questa volta andrà meglio. Stavo scherzando, va anche peggio. Devo un attimo abituarmi con i nuovi tasti. La vedo veramente brutta questa situazione. Non cambia niente. Ok. Sta andando meglio, me lo so. Sono morto per quale arcano motivo? Ciao 098, te lo dico, tra poco cambierò livello. Non perché non mi piaccia, ma perché sto impazzendo come un cinghiale. E diciamo che non ho tutta questa voglia oggi di spaccare qualsiasi cosa attorno a me. Ecco, provo ancora una volta. Va bene, io non tocco. In questo punto ci siamo. Easy. Nessun pro... Già non riesco con uno, con due. Va bene, ciao 098, ti ringrazio per aver creato questo livello. Tra l'altro sono arrivato al 63%. Non me la sento di continuare, sto impazzendo. Però ho apprezzato tanto il tuo livello. Ora passiamo ad esempio a Malaxir. Magari questo è un livello che si fa in un attimo. Voglio provare. Anche qua non c'è faccina. È a caso. Va bene. Va bene un ca... No, però ascolta. E poi mi fai i trabocchetti, io impazzisco. Ma, ok, ma, oh, ma ho dei problemi. Ma cosa sta succedendo nella mia vita? No, ragazzi, ve lo giuro che non sto scherzando. Non lo so. Vai tranquillo che riuscirò a farlo. Forse tra una ventina d'anni, però. E probabilmente subito dopo il livello sarà... Porco schifo! Per un attimo ho creduto di farcela. Poi però è finito il sogno, perché mi sono schiantato malissimo. Intanto qua continuo a crepare come un idiota da mezz'ora. Ma...
capisci però? Cioè, non ho la sincronizzazione tra il cervello e le dita. Certo che se riesco a fare questo livello, ragazzi, voglio un like tantissimo, eh. Ah! L'avevo fatto, sono un deficiente. Questa situazione è a dir poco imbarazzante. Non riuscire a fare niente proprio. Zero. Mi schianto da mezz'ora come una cavalletta scema. Malaxir, grazie di cuore anche a te. I livelli finora... non so neanche da dove iniziare. Eppure pensavo vi stessi simpatico. A quanto pare mi odiate tantissimo. Proviamo ad esempio con Alex949 con un livello short. Faccina che non si sa, ma finora abbiamo visto che questa faccina equivale a un demone mostruoso. Vediamo, anche perché ormai sono curioso di vedere fin dove vi spingete. È impressionante, ragazzi, sti livelli non riesce a farli neanche il creatore di Geometry Dash. Vai, proviamo. Ok, la musichetta mi piace un sacco. Questo coso mi piace. Finora... bravo! Mi sento un fenomeno! Non mi interessa! In un tentativo... signori! Amazing! Grazie Alex949, ti voglio bene, te lo giuro. Questo è il livello della vita. Ecco, proviamo questo livello fatto da Favo con difficoltà hard. Non oso immaginare, eppure abbastanza lungo. Voglio vedere. Sono proprio curioso. Favo. Ciao Fenxy. Ciao caro. Ora non fare niente. Va bene. Mi fido, eh. Ma che figata. Allora, io apprezzo il fatto che tu mi abbia messo proprio i segnalini. Fai così, brutto deficiente. Però faccio schifo lo stesso. Ho dei problemi alle dita e quindi non riescono a cliccare quando devono cliccare. Ok, va bene. Porco schifo. Confido nel fatto che adesso io riesca a fare questo livello. Adesso basta. Capisco tutto, però alla certa uno deve iniziare a capire che non puoi perdere qua. Ho dei problemi. Troppi problemi. Ora non fare niente. E io infatti qua non faccio nulla. Il problema è dopo, perché devo iniziare a fare qualcosa. E quando bisogna fare qualcosa io mi chiamo fuori. Favo, io lo so che hai creato questo livello pensando: vabbè, provo a dargli una mano. So che ha dei problemi e da solo non ce la può fare. Quindi vediamo se così ce la fa. Invece vediamo se riuscirai a fare questo. Ok, proviamo. Hai visto come sono riuscito a farlo bene? Sono stato bravissimo. Però Favo, non dire vediamo se riesci. Lascia perdere. Fidati di me. Non riesco. Te lo dico già io. Quindi è inutile che fai le prove. Non riesco. Neanche andando dritto. Poi mi sta venendo mal di testa. Ho l'emicrania. Ma basta. È un gioco così bello. Così colorato. Con la musica. Dovrebbe farti sentire meglio giocarlo. Invece proprio no. Ecco qua che cavolo devo fare ad esempio. Lo schivo. Va bene, l'ho fatto. Non so se è stata la scelta migliore. Nel dubbio ho una domanda da farti. Fammela. Quale gioco ti fa più sclerare? Direi Getting Over It. No, anche questo lo scherzo. Stavo scherzando. Madonna, sei un veggente. Grazie mille, ce l'ho fatta. Non si sa come. Oh. Grazie di cuore anche a te, Favo. Un livello meraviglioso. Ho avuto l'ansia però, madonna, non riuscivo ad andare avanti. Proviamo a fare quello di Skeletor, ho sputato. Vediamo se Skeletor è riuscito a creare un livello che fa sclerare come un bradipo in coma, oppure un livello fattibile e anche short, per cui... allora, Skeletor, per favore. Se vi dico che... non ho il tempo! Io non ho il tempo di esistere, Christian De Sica! Manteniamo la calma che urlare non serve a nulla. Ok, volevo prendere la moneta, non ci sono riuscito. Vabbè, quanto grosso. Ok. Madonna, mi sono salvato perché ho schiacciato a caso. Troppo difficile, mi è messo ansia. Perché poi, no, mi viene l'ansia e non riesco più a premere il tasto nel momento in cui serve davvero premerlo. Ok, così. Così cosa? Io vi chiedo di fare i livelli facili, voi li fate, ma faccio comunque cagare. È impressionante. Oh, ce l'ho fatta! Come ho fatto a perdere... io non ho parole, ragazzi. Quando vi dico che ho dei problemi, non scherzo. Un livello che probabilmente è già finito. Io sto riuscendo a perdere in continuazione. Ho dei problemi impressionanti. Vai, di nuovo, ok. Non perdere. Non ti permettere! Ma a quanto pare si permette come di farmi perdere nello stesso identico punto per un'ora. Basta! Vai avanti, ok. Bravo! Lascia un commento se ne vuoi un altro.
Ciaone era invisibile, ma ho vinto. Ecco, proviamo ancora Andrew 826 Harder. Proprio la faccia esplosa. Perché dai, voglio vedere. Vediamo, perché sono curioso. Madonna santa, però neanche il tempo. Io capisco tutto. No, è troppo difficile questo. Non me la sto sentendo. Io provo, Però, cioè, capite che non ha senso. Posso anche provarci, metterci tutta la buona volontà, però ho dei problemi. Mi viene da saltare quando devo stare fermo. Non comprendo. Ho veramente qualcosa che non funziona. Ok. Sì, pure al contrario. Non lo so. Io ho fatto cose completamente a caso ed è andata meglio di quando mi impegno. Capite che c'è qualcosa che non funziona per il verso giusto. Io ci provo ancora un paio di volte e poi basta, perché so già che non ha senso. Non arriverò mai alla fine di sto... Continuo a fare gli stessi errori è incredibile. Io non lo faccio apposta. Sembra che le dita prendano vita e dicano: adesso gioco io. Poi, che faccio cagare o meno non mi interessa. Però adesso gioco io. Vai. Ok. Io mi arrendo. E sono arrivato solo al 6%. Non oso immaginare dopo. Andrew. Va bene ragazzi, direi di concludere qua. Oggi è andata decisamente meglio dell'altra volta. Probabilmente vi ho fatto pena, avete fatto i livelli che si giocano da soli. Ho sclerato, ma relativamente poco. Di solito faccio peggio. Non ho rotto nulla, è già una vittoria. Mi raccomando di continuare a creare livelli, per favore, che non facciano impazzire. Però prima di concludere, direi di andare a salutare Federico Peri, Clarissa Sox, Lollo Style e Raffaella Lettieri. Ciao ragazzi, è il vincitore di oggi. Federico Peri, grandissimo. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati, mi basterà scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook, e quindi se vi va, seguitemi su Instagram, lasciate un mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E raga, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi!